Beth, allora Nino, studiamo insieme stasera? Avevamo detto stasera? Beh, vedi, dovrei portare ad Adrian gli appunti delle lezioni di oggi, sai, aveva un servizio fotografico. Non preoccupatevi, ragazzi, voi andate tranquillamente a fare i compiti insieme. Io copierò gli appunti per Adrian e glieli porterò. Sei sicura? Grazie, Marinette. È terribile, hai sentito, Chloe? La media dei voti di Aurora è scesa di un punto nell'ultima pagella. Beh, non puoi certo essere Miss Meteo e Miss Bei Voti allo stesso tempo. Non facciamola piangere o diventerà tempestosa. Farà piovere e ci rovinerà i capelli. Che potere ridicolo il suo. Assolutamente ridicolo. Aurora non si trasformerà perché presto recupererà i suoi voti. Se ti serve aiuto, non esitare a chiedere. Grazie, Marinette. Sì, come no? Se diventi un cattivo, resti un cattivo. A differenza tua, Chloe, la gente cambia in meglio. Beh, tu non cambierai mai, Marinette Dupin Chen. Sarai sempre Adri appiccicata, cioè Adri incollata, a bla bla fissata. E tu, alias Césaire, non hai ancora scoperto chi è Ladybug, vero? Beh, siete proprio due ingenue. Voi due siete fatte l'una per l'altra. E adesso torniamo a te. Ah, se n'è andata per colpa vostra. Avevo appena cominciato a distruggerla. Andiamo, Sabrina. Sai, Tiki, Chloe potrebbe non avere tutti i torti. Io non sono mai cambiata. Hai visto che combino se cerco di avere una normale conversazione con Adrian? Quando sono davanti a lui, il cuore comincia a battermi all'impazzata e mi escono parole senza senso. È come se mi paralizzassi. Ciao. Ciao. Io volevo darti un palo. No, aspetta, rammi un palo. No, volevo dire io. Vattene via. Maschera lo sai soltanto tu. Ti vedo ogni giorno e da te vorrei un segno. Vuoi essere la mia metà ora che di amarti mi sento degno? Vuoi essere la mia metà? Oh, è davvero bellissima. Ma non saprò mai cosa pensa di me né a chi era indirizzata questa poesia. Sono così imbranata. Non è vero, Marinette. Sei cambiata molto dall'inizio dell'anno e da quando hai conosciuto Adrian. Hai ragione, sono cambiata. Sono ancora più goffa di quando l'ho conosciuto. No, pensa a tutte le cose che hai fatto da quando sei tornata a scuola. Sei andata al cinema con Adrian? Già, come dimenticare quella volta? Ero in pigiama con un asciugamano in testa. Forse non è l'esempio migliore. Che mi dici di quando ti sei allenata per la gara di videogiochi con lui nella tua camera? Mi dispiace. Non importa, io prendo l'altro. Prendo l'altro. E quando hai tirato di scherma con lui? Attacco, stoccata, punto, continuate. Grazie. Era solo un affondo. Hai dei buoni riflessi. Adrian è diventato un vero amico. Hai ragione, Tiki. Non hai potuto aprirlo con tutto quello che è successo. Ho sempre con me il portafortuna che mi hai regalato. E penso che funzioni bene. Sei meraviglioso. È meraviglioso, che bello. E il portafortuna, voglio dire, il portafortuna porta fortuna. Praticamente, grazie. Adrian è diventato un amico con cui parlare di tutto. Eccetto dei miei sentimenti per lui. È sempre meglio di niente, no? Si può essere innamorati di qualcuno anche dopo che è diventato tuo amico? Credi che riuscirò mai a dirgli che per me è più di una semplice amicizia? All'attenzione della signora Tsurugi, le cose non stanno andando esattamente come programmato, ma può essere un bene. Confido che il nostro accordo ne uscirà rafforzato. È vero, anche per me le cose non vanno come programmato. È inutile che lei aspetti suo padre, Adrian. Non avrei dovuto accettare questo lavoro. A volte è troppo. Ricordi di fare pratica con il piano prima di dormire. Man mano che Adrian è cresciuto, anche il mio affetto per lui è cresciuto. Sono certa che comprenderà, signore. Mio padre non verrà, giusto? Cos'è questa volta? Ha avuto un impedimento? Sì, ma ha prenotato un posto speciale per lei, Adrian. In prima fila. Come sempre, il migliore che poteva comprare. La sala da scherma è prenotata per le 18:05 e la lezione di cinese per le 18:35, proprio come voleva. E non dimentichi che stasera è il galà degli eroi della Fondazione Agreste. Ci sarò, senz'altro. Ho visto Emily sprofondare in un sonno profondo. E anche la mia tristezza è diventata più profonda. Pian piano la mia semplice ammirazione per Gabrielle, un uomo disposto a tutto per la sua famiglia, si è trasformata in molto di più. Non avrei mai immaginato di provare tali sentimenti. Farei qualsiasi cosa per Gabrielle Agreste, a qualunque costo. Sei pronta, Natalie? Le impediscono di raggiungere i suoi sogni da troppo tempo ormai. E io farò di tutto per mettere fine al regno di Ladybug e Chanoir. Ottimo.
Natalie, va tutto bene? Sì, grazie, signore. Avverto una forte negatività, finiremo poi la lettera. Il servizio fotografico è stato straordinario. Scusa, papà, è stato molto interessante. Me lo racconterai in un altro momento, adesso ho da fare. Allora posso uscire per incontrare i miei amici? Li vedrai domani a scuola. Il sentimento negativo che avverto è così familiare. Forse è il sentimento di suo figlio. Dovrebbe trascorrere più tempo con lui. Faccio tutto questo per renderlo di nuovo felice. Ma non ha paura di perderlo se continua a comportarsi così. Suo padre è molto occupato. Il suo Miraculous non era destinato a questo uso, padrone. Ti proibisco di parlarmi così, Noru. Noru, che le ali della notte si innalzino! E se Noru avesse ragione, se stessi correndo troppi rischi? Devi fidarti di me! Sempre! Presto! Sì! No! Non mi resta altra scelta. Devo riuscirci a qualunque costo. Vola, mia piccola Akuma! È oscura il suo cuore! Non puoi certo essere Miss Meteo e Miss Bayvoti allo stesso tempo. Diventerà tempestosa, farà piovere e ci rovinerà i capelli. Se diventi un cattivo, resti un cattivo. Tempestosa. La gente ti ha detto che non cambierai mai, ed è vero. Le persone non cambiano, si evolvono. Stavolta i tuoi poteri saranno più forti, visto che sai gestirli. Mostra a tutti come riesci a controllare le forze della natura. D'accordo, Papillon. Mio padre non cambierà mai. A me piace chi non cambia mai. Sai sempre che cosa aspettarti. Prendi me, io amo mangiare il formaggio. Perché dovrei cambiare? Se cambiassi non sarei più me stesso. Vuoi dire che la mia vita non cambierà mai? Ma no, non preoccuparti. Pensa come ti è cambiata dalla fine dell'estate scorsa. Finalmente frequenti la scuola. Anche se trovo strano che un ragazzo della tua età preferisca andare a scuola piuttosto che starsene a casa. Ero stufo di starmene sempre da solo per colpa di mio padre. Mi sono fatto tanti amici a scuola. Visto? Hai già iniziato a cambiare. Ma mio padre ancora no. Ne sei proprio sicuro? Quando sei andato da solo al cinema con quella ragazza non ti ha punito. È vero, e abbiamo anche visto un film della mamma insieme. E sbaglio o hai fatto un duetto con lui al pianoforte? Sì, poi mi ha permesso di incontrare i miei amici. Mamma Unicorni! Ehi, gatti morti! E mi ha fatto un meraviglioso regalo di compleanno. Ciao, amico. Che bella sciarpa, Adrian, che classe. Non riesco a credere che mio padre l'abbia comprata per me. Vi rendete conto? Di solito dimenticava il giorno del mio compleanno. Wow, è la prova che tutti possono cambiare, per cui gli adulti possono essere forti a volte. Tuo padre è come una di quelle forme di formaggio che hanno la crosta dura. Una volta affondati i denti ti rendi conto che l'interno è tutto morbido. Ho un po' ammuffito. Flag, sei disgustoso, ma hai ragione, grazie. Non sono stato io, giuro, non ho usato il mio cataclisma. Ma che succede? Flag, trasformami! Userò questo vulcano per allontanare la Terra dal Sole. Presto il mondo sprofonderà in un inverno eterno e l'umanità non sarà altro che cibo surgelato. Allora finalmente vi renderete conto della mia potenza. Può farlo davvero? È probabile. Tranquillo, gattino. Parigi non diventerà un ghiacciolo. Ehi, siamo diventate spiritose, milady? Sì. Un piccolo cambiamento fa bene, no? Amo quella ragazza. Non siete turbati, ma di notizie assetati. Gli astronauti in orbita attorno alla Terra hanno confermato che l'asse del nostro pianeta si è spostato e si sta allontanando dal Sole. Tempestosa è molto più forte dell'altra volta. E la colpa è di nuovo di quella mocciosa di Chloe. Se solo le cose potessero tornare come prima, prima di Papillon e di tutti i cattivi. Vuoi dire prima di conoscermi? No, certo che no, non volevo dire questo. È strano pensarlo, ma
Se non fosse stato per Papillon, forse tu e io non saremmo qui ora. In realtà dobbiamo ringraziare Ladybug se oggi siamo insieme. Sarete sicuro? È vero, e anche per essere diventati entrambi dei supereroi. Volpe Rossa e Carapace, ho bisogno di voi. Tu sei Volpe Rossa? Ci puoi giurare? Trix, trasformami! Wise, trasformami! Ho avuto il sospetto che tu fossi Carapace dall'inizio. Non posso nasconderti niente, eh? Non sei mai stato bravo a dire bugie. Aia! La cattiva che fa venire il tempo brutto ci spaventa. Proteggeteci. Coraggio, Pesimosca, non preoccupatevi, vi proteggerò io. Beh, una cosa è certa, non andremo da nessuna parte. Che fine ha fatto? Deve venire qui e darmi subito il mio Miraculous. Sono o no il supereroe più forte? Sì, ma certo che lo sei, Chloe. Non c'è nessuno migliore di me. Verissimo, Chloe. Dal momento che nessuno confessa, tutta la classe è in punizione. Come? Sicuramente mio padre non la prenderà molto bene se verrò punita senza neanche una prova. No, non è il caso di disturbare il sindaco. Tutta la classe è punita, ad eccezione della signorina Bourgeois. E chi è più fedele di me? Sabrina chi? Non conosco nessuna Sabrina. Certo che mi conosci, Chloe. Sono io, la tua migliore amica. Signorina, ha bisogno di parlarle, eh? Ferma lì. Mi dispiace, ma non vedo nessuno. Non riesco proprio a capire il motivo per cui non sia venuta. Soprattutto perché non avrebbe mai potuto battere Orsaccio senza di te. Chloe, vorresti essere così gentile? Agli ordini, Ladybug! Ladybug, ma che fa? Oh, niente, ti ho solo salvato la pelle con l'aiuto della nostra nuova collega. E poi ti sei trasformata nella fantastica Quimby. Ho sempre sognato di farlo con te. Dobbiamo lavorare insieme come una squadra, d'accordo Quimby? Veleno! Tocca a te, Ladybug! Ben fatto! Sei in assoluto la migliore di tutti e Ladybug è una sciocca non essersi presentata. Ehi, falla finita! Non parlare così di Ladybug! Oh, era ora! Allora, Chloe Bourgeois, pensi ancora che il mio potere sia assolutamente ridicolo? Questa è la dimostrazione che avevo ragione. Se diventi un cattivo, resti un cattivo. Non mi sconfiggerete mai. Sono un uragano! È vero, è molto più forte di prima. Ma anche noi due siamo più forti di prima. Samara e io abbiamo imparato a conoscerci meglio e a combattere insieme. Sappiamo ancora dove è nascosta la cuba. Questo potrebbe essere un buon momento per usare il tuo Lucky Charm, non credi? Ho bisogno di tutti noi per farlo funzionare. Adesso è inutile. Tocca a te, Chat Noir. Noi siamo Ladybug e Chat Noir. Abbiamo imparato a fidarci. Ritrasformami. Ritrasformami. E ora abbiamo dei nuovi superpoteri. Acquatechi, trasformami! Ha! Plaghiaccio, trasformami! Quello che abbiamo passato, non lasceremo che Tempestosa ci batta, vero gattino? Sono pienamente d'accordo con te, insettina. Più la Terra si allontanerà dal Sole, più le temperature
temperature si abbasseranno. Clara, ti trovi all'esterno, come procede? Siamo a meno 40 gradi, Nadia. La situazione è difficile, ma Ladybug e Chat Noir hanno indossato i costumi antighiaccio per affrontare tempestosa alla pari. Va tutto bene, Clara? Il collegamento è saltato. Le temperature hanno danneggiato la telecamera, ma riesco a vedere lo scontro. Va tutto bene, Nadia. Icebug ha appena invocato il suo Lucky Charm. Ha un piccolo oggetto. Sembra una matita, ma che cosa vuole farci? Ladybug vuole fare un disegno? Chat Noir ha una fotocopiatrice. Non vedo bene, ma sembra che Ladybug stia facendo una fotocopia. Che luce abbagliante! Un attimo! Tempestosa è stata sconfitta! Sì! Quimby lo avrebbe fatto mille volte meglio e più in fretta. Uno di questi giorni vi spedirò entrambi in orbita, Ladybug e Chat Noir! Puoi farcela, Marinette! Chi è? Salve, sono Marinette. Sono in classe con Adrian. Gli ho portato gli appunti delle lezioni di oggi e anche i compiti da fare per domani. Gli dica che glieli manda Marinette, la sua compagna di classe, e che l'ho fatto come amica per aiutarlo, ok? Lo farò. Ci vediamo domani a scuola. Con affetto, la tua amica Marinette. Bel lavoro! Abbiamo una nuova e migliore Marinette. È davvero così meravigliosa ed elegante. Lo è sempre stata. Non cambia mai. Lei è così Ladybug. Ti riferisci a quando non si presentò a un appuntamento romantico sul tetto di una casa parigina? O a quando ti disse che era innamorata di un altro? Io non voglio giocare coi tuoi sentimenti, perché vorrebbe dire mentirti. E io non voglio farlo. Tu sei più che un collega per me, Chat Noir. Tu sei un amico. E io non mentirei mai a un amico. Perché dovresti mentire? Perché c'è un ragazzo che... C'è un ragazzo? E chi sarebbe? Non posso dirti chi è. Non possiamo sapere tutto l'uno dell'altra. Le nostre identità devono restare segrete. Siamo entrambi dei supereroi, Chat Noir. Non abbiamo scelta. Lo capisco, Ladybug, ma la tua amicizia è tutto per me. Tieni pure la rosa. Si abbina al tuo costume. Perché non ti cerchi un'altra ragazza da amare? Una che sia effettivamente disponibile. Al cuore non si comanda, Plug. I sentimenti non cambiano da un giorno all'altro. Sì? Una sua compagna di classe, Marinette, le ha portato gli appunti delle lezioni. Li ha copiati a mano. Voleva che le dicessi che lo ha fatto come amica, per aiutarla. Grazie, Natalie. Ci vediamo domani a scuola. Con affetto, la tua amica Marinette. Non avevo mai notato la calligrafia di Marinette. Oh, ti ricordi questo biglietto che ho ricevuto a San Valentino? Aspetta, qualcuno ha risposto alla mia poesia, ma l'avevo buttata. Son d'oro i tuoi capelli e gli occhi verde chiaro. Vorrei condividere con te tutto ciò che ho di più caro. Voglio essere la tua fidanzata e stare con te per tutta la vita. Per sempre ti amerò e il mio cuore ti darò. Oh, un messaggio così pieno di smancerie può averlo scritto solo la tua anima gemella. Era ovvio che non potesse essere di Ladybug. Di sicuro era di una ragazza della scuola, ma Marinette... Speriamo che non mi abbia vista. Ciao, Marinette. Come stai? Dopo quello che è successo a casa tua l'altra sera, avevo paura. Hai visto il programma? Ascolta, riguardo a quello che hai visto, le grottografie in camera... Le fotografie? Le grottografie, esattamente. Non è quello che pensi. Vedi, mi piace molto la moda e... Ne sei sicura? No, non sono interessata a te. Certo, sono interessata a te, ma non in quel senso. Stavo scherzando. Capisco, non preoccuparti.
No, Marinette non può essere innamorata di me. È solo un'amica che ama la moda. E poi c'è Luca. Avranno una calligrafia simile, tutto qui.